abbiamo Another Crab Treasures. È un indie. Assolutamente sì, ma è un Souls. Ha meccaniche Souls. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Others might say the world is hateful or evil or unstable or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their Belli. Given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. And others still, as we will soon see, would prefer to be simply left alone. Lasciatelo da solo. Leave alone the crab. Go away. No one's home. Sir, please open up. Ma che carino. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Oh, vabbè, sta cosa adorabile. Do you like it? Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. Poverino, guarda che c'è il cerotto. Right now, I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay. I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Alghe cuoriformi, quindi devo trovare le alghe cuoriformi. Oh, vabbè, lui è così carino, guardalo. Che bellino. Ma non è un granchio, raga. Ma è un paguro. Allora. Ah, eccole qua le alghe cuoriformi. Prendi. So che non è molto, ma... Cosa cannolicchio è questa robaccia? Sbrigati a trovare qualche sacchetto o cannuccia di plastica. Sto perdendo la pazienza. Basta, mi hai stufato. Di addio al tuo guscio, idiota. Aspetta. Phil? No! Stardo! Oh, cozza! Cozza. Anche perché... I paguri muoiono senza il loro guscio. Poverino, povero Krill. Non mi interessa dove te la procuri, la spazzatura. Ma finché non paghi, questo me lo tengo io. Ci si vede? Aspetta. Cozza. Cozza. Poverino, guarda che faccia tristissima che ha Krill. Ho sentito parlare granchiese. La lingua dei granchi. Oh, posso nuotare? Attenzione. Ah, ma c'è... No. Ho già capito che ci saranno qua le parti platform. E io smadonnerò. Però sulle reti. No, che carino, raga. Che bellino. È adorabile. Ah, cioè, me la devo proprio gestire bene sta cosa. Ma cosa è successo ai tuoi occhi? Dormi abbastanza? Oh, sta lontano da me. Oh shit, quanti sono? Sono già morta. Fantastico, aiuto. Come si combatte? Ma devo fuggire, devo scappare, cosa devo fare? Ma muoio. C'hanno i tappi sulla testa. Ma nessuno mi ha insegnato a combattere. Credo di dover fuggire. Fuga. Oh no, ne arrivano altri. Sì, ok, decisamente devo scappare. Ah, sono ovunque. No! No! C'è bisogno di curarsi! No! Invece sì, forse sì! Sali! Oh mio Dio! Ok. Tra l'altro mi hanno anche detto che è difficilissimo sto gioco. Cioè, mi hanno detto che veramente è molto complicato. Cioè, non è un Souls-like di quelli facili, eh? Mi hanno detto che è bello tosto. Ah, ho la mia prima arma, guarda. Dopo tutto non sarebbe male trovare un modo per difendermi. Questa potrebbe andare come arma. Se qualcuno mi attacca, posso spunzecchiarlo con la parte appuntita. Meglio che mi eserciti un po' a maneggiarla. Che carino! Faccio anche gli attacchi caricati, guarda! Questo attacco veloce. Ok, vai. Faccalo. Quindi c'è il lock del target con R3. Tutorialino per la schivata. Guardalo com'è ginnico, Krill. Ma che carino, guarda! Cioè, attacca... E si para così, ma trema. Trema, che fa così. Ma di già? Ma mi ha shottato? Ha un colpo? Mi ha dato...
ma mi fa riderissimo sto granchio. Pazzoide. Abbiamo vitalità, aumenta la salute. Resistenza, riduce i danni subiti dal guscio e migliora la resistenza agli effetti di stato. Attacco, aumenta i danni inferti dai tuoi attacchi fisici. MSG potenzia i danni degli attacchi basati sull'umami. Forse sono tipo le magie? No, no! È appena diventato un nemico. Ma perché? Perché in questo posto cercano tutti di uccidermi? Questo guscio non mi sta neanche! È bellissimo questo gioco, lo amo. Nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. Oh, ma questo è sicuramente un nemico, guarda. Ecco, mi ha fatto malissimo. Ma che cos'è? Questo? Ah, ma è un'esca! Era un'esca! Vediamo. Quindi c'è, posso... Cioè, in pratica sono all'interno di una pistola e non puoi farmi niente. No, vabbè, geniale. Bellissima sta roba. Ah, e in più guardate quanta vita ho. Sono tipo in modalità super easy. Adesso voglio provare anche l'ago. Puoi mettere il gioco in pausa? Sì. Ok, ah, guarda. Forse serve tipo... Oh! Quanto picchio? Forse serve tipo per craftare. Sei forte. Se volessi arrivare lì, tipo, è un mega premio dall'altra parte, lo vedo. Vabbè, mai. Qui di sicuro non ci arrivo. Mi sa che devo aumentare le statistiche. La mappa sembra piuttosto grande. Spaccaguscio di corte. Abbiamo già un boss. Cos'è sta musica? Ok, il mio personaggio è terrorizzato. Il mio povero Krill. Poi, ha un lucchetto. Questo mena col lucchetto. Non gli faccio niente. Che è sta cosa che vedo grigio? Terrorizzato. Ah, mi fa il fear. Che male. Cioè, se mi prende una volta mi sciotta con qualcosa. Oh, fuck. No, 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 no. Perché sono andata lì? Senza vita è dura. Rip. Me lo sentivo. Faccio veramente pochi danni, mannaggia, cioè questo è il primo boss. È durissimo, raga. No, mi ha preso, mi ha fatto... No! Sul serio? Non ci credo. Mi ha ghigliottinato. Mi ha tagliato la testa. Ci sono rimasta... Rip. No, 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 no. Ah. Ok. Andiamo al castello. Torno dopo con le abilità. Perché, cioè, raga, è one shot qui. È veramente punitivo. Bucchino. Ah, no, Buccino. Buccino. Una lumachina con una sorprendente affinità per l'umami. Aumenta i danni inferti dalle magie del guscio. Passeggeri, hai appena trovato il tuo primo passeggero. Un piccolo amico che potrai equipaggiare nel menu stato. Cos'è che ha quello che ha gli occhi brillanti? Pettine! Questo è un mini boss, mi sa. Che ansia. Paura. Pettine, aiuto! Cioè, mi sciotta. Mi sciotta. No, pure il cane mi ha grato. No, malissimo. Ok, mi ha sciottato. Via. Via, via, via.
microplastiche! No! Come non mi pare granché? Ma raga, avete visto 10 minuti? Secondo me siete influenzati dall'aspetto grafico del gioco perché è un indie. Probabilmente avesse avuto la grafica di Cristo, avreste detto tutti bellissimo, pazzesco. Avesse avuto la grafica di Stellar Blade. Da giocare è divertentissimo. Ok, ho lanciato lattine. Anche però. Oh, ora posso finalmente andare a parlare con la duchessa. Questo guscio irrita tantissimo la pelle rispetto al mio. Ma chi l'ha costruito? Ta-da. No, che carino! Oh, crap. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? You think yourself above the law! But the law is not so easily outwitted! Voglio cambiare guscio. Aspetta, hanno statistiche diverse? No, sono tutte uguali. Oh! Ho provato a mettermi nel guscio, ma sono stata troppo lenta, aiuto! Che ansia. Alza pure la sabbia. Sì, vabbè, ma quanto picchia! Sono già morta. Ecco, già a questo gli faccio più danno però di quello di prima, eh. Volevo provare a entrare nel guscio. Sono entrata nel guscio ma me l'ha distrutto. Ah! Mi viene distrutto il guscio, aspetta, ma lo devo riprendere. Mamma mia. E poi va pure incalzato. Oh! Bastante sto gioco. È difficilissimo. Fermo dove sei, questa è proprietà privata. Per ordine della duchessa, tutti i soggetti sospetti è tassativamente vietato accedere a Calma Piatta. Sospetto io? Pensavo di avere un aspetto del tutto inoffensivo. Assolutamente adorabile, puccioso persino. Può darsi che tu dica il vero, vagabondo, ma non ti consentirò di varcare questa soglia fino a quando i tuoi lombi non saranno adeguatamente cinti. Come, scusa? Svegliati, volpone, sta dicendo che sei nudo. Oh sì, non ci avevo pensato, è una cosa importante di questi tempi. Ho la sensazione che il mondo sia andato avanti senza di me mentre io mi prendevo cura del mio benessere mentale. Ma come? Io credevo di essere carino, puccioso persino. E tutto questo perché non avevamo abbastanza soldi per pagare le tasse. Ha incalzato di brutto comunque. Oh! Ho trovato il trick, guarda. Poi mi ha preso. You dare raise your blade against the law! Let's go! Di prendere una nuova lattina, però. Se qualcuno me lo chiede, dirò che è inciampato e si è rotto la gamba. Ed è caduto su una spada. È inciampato, si è rotto la gamba ed è caduto su una spada, giustissimo. No, raga, ma sono... sono dei granchi impalati con dei tappi in testa. E hanno fatto le bandiere con le bustine di ketchup e le matite. Sta roba è mega originale. Mario! Le famose Mario! Bellissimo. Allora, in generale ho notato che un po' si bugga quando gli vado troppo vicino. Cioè, se gli vado troppo vicino si sminchia tutto. Come se rimanessi incastrata nel suo corpo. Quindi non devo avvicinarmi troppo, perché sennò mi incastro. No! Ah.
paura. Baby. Elia. Comunque mi trovo meglio senza lattina. Il guscio mi rallenta troppo nel roll. Non mi trovo col mid roll. Mi tocca stare in fast roll. Spettacolo sto gioco, ragazzi. Che bomba. Ma che bello. Che bello.